Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo l'essenza di vaniglia. La prepariamo noi in casa, così sappiamo cosa c'è dentro e avremo anche un grosso risparmio. Qui abbiamo una bacca di vaniglia. E adesso iniziamo a preparare la nostra ricetta. Dobbiamo per prima cosa preparare uno sciroppo. Quindi ci serviranno 40 g di acqua. Pesiamo poco poco. Mi raccomando, siate precisi. Ecco, altro goccino. 40. Ecco qua. Mettete l'acqua in un pentolino e adesso pesiamo lo zucchero. Devono essere 40 grammi. Mi raccomando, dovete essere precisi. 37. Ecco qui, 40. Quindi adesso mettete anche lo zucchero nel pentolino. E adesso sul gas. Ho acceso il gas, mescolate. Praticamente dobbiamo portare a bollore questo sciroppo e dobbiamo far bollire per un paio di minuti. Intanto che lo sciroppo bolle, tagliamo la nostra bacca. Incidete prima la bacca nel senso della lunghezza. Ecco qui, dovete aprirla per metà. Ecco qui, aperta la nostra bacca, guardate i semini, ecco qui, si vedono chiaramente. C'è un odore indescrivibile. E adesso dobbiamo grattare via i semini. Vabbè, adesso vi appoggio da qualche parte perché altrimenti con una mano sola è un po' difficile. Ecco qui, vedete? Ecco qui tutta la polpa che ho grattato dalla bacca. E adesso tagliate la bacca a pezzettini. Potete usare anche se avete delle bacche già usate. Quindi che avete usato per una crema pasticcera oppure che avete grattato che avete tirato via sulle semini. Potete aggiungerle tranquillamente. Le tagliate a pezzettini. E le aggiungete adesso allo sciroppo. Lo sciroppo è pronto, quindi adesso spengo il gas e lo lascio raffreddare giusto 2 minuti. Adesso possiamo aggiungere la vaniglia nello sciroppo. Aggiungete sia i pezzetti e sia la polpa. Mescolate. E adesso lasciate riposare giusto 5 minuti. Ora aggiungete 50 grammi di alcol al 95%. Mescolate e versate subito in un vasetto. Ecco qui, versate tutto il contenuto nel vasetto. Dovete versare anche i pezzettini di stecca. Coprite, tappate con un tappo e questo adesso lo conservate in dispensa. Come regola, per essere usato, dovrebbero passare all'incirca 2 mesi. Ogni tanto gli date una shakerata e mi raccomando, provatelo in tutti i vostri dolci. Noterete la differenza. Mi raccomando, se anche questa videoricetta ti è piaciuta, lascia un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, condividimi sui social e non dimenticare
attivare la campanella, così ti arriverà la notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video.